Un po' liquidina ci facciamo battere dai francesi. È gravissima questa cosa. Ormai fa solo ridere. Oh, finalmente oggi parliamo del cibo più buono che esista. Ovviamente mi riferisco alla pizza, che è uno dei cibi più mangiati sulla faccia della terra. Infatti viene preparata in tutto il mondo in una marea di modi diversi, quasi tutti buonissimi, e se ci penso, c'ho già fame. Ma oggi sono qui per rispondere a tre domande sulla pizza. La numero uno è: chi è che mangia più pizza nel mondo? La numero due è: fa davvero così male la pizza? È cibo spazzatura? Ma soprattutto, quanto ci vuole a consumarla? Tutto questo per giustificare il fatto che sto per mangiare una pizza di mercoledì a pranzo, cosa che oltretutto non penso di aver mai fatto nella mia vita. Ok, lo ammetto, l'ho preso dal kebab bar sotto casa, però oh, non ho più palanche per gli ultimi due video che ho fatto e in più era troppo comodo. Oh, eccoci, sono curiosissimo, è un botto di fame, l'odore è buono e adesso andiamo a vedere. Un po' liquidina devo dire. Però dai, per 6 euro, adesso vediamo. Guarda lì, me l'ha anche già tagliata. Ma cominciamo a corrispondere alla prima domanda, quindi chi è che mangia più pizza nel mondo? E devo dire che gli italiani si difendono bene. Infatti siamo nella top 3, ma siamo terzi purtroppo. Infatti abbiamo soltanto un consumo di 7.6 kg di pizza pro capite all'anno. Però non è male. Diciamo che c'è tanta crosta e poco condimento, e la crosta è un po' gommosina, però io me la faccio andare bene. Purtroppo in seconda posizione troviamo i francesi, cioè noi italiani, orgoglio italiano, la pizza ci facciamo battere dai francesi. È gravissima questa cosa, ragazzi, dobbiamo mangiare molta più pizza. I francesi si stima che ne mangino circa 10 kg a persona all'anno. Oh, la pizza è sempre buona. Non penso che mi potrei stancare di pizza. Ma i maggiori consumatori di pizza nel mondo sono ovviamente gli americani, che infatti mangiano ben 13 kg di pizza a testa all'anno, e questo si traduce in 8 milioni di pizze cotte ogni giorno, per un totale di circa 3 miliardi di pizze l'anno, che è qualcosa di pazzesco. Mentre globalmente si stima che ne vengano mangiati circa 5 miliardi di pizze l'anno, e quindi l'America fa più del 60% delle pizze. Cosa che non accetto invece è qualcuno che dica che la pizza non sia perfetta con la coca. Cioè la... Perché la pizza va con la coca? Non importa quanti anni hai, è così. E infatti oggi bevo l'acqua. Ma c'è un motivo, perché oggi devo consumare una pizza e non volevo contare la coca, quindi bisogna fare le cose bene. Ma ora rispondiamo alla seconda domanda. Infatti la pizza fa male? È qualcosa che non va mangiato? Ecco, diciamo che in realtà dipende molto da quello che ci si mette sopra, ovviamente. Quando si parla di pizza margherita non è niente di così malevolo. Alla fine è solo farina, acqua, pomodoro, anzi salsa di pomodoro e mozzarella. Cioè niente di incredibile, ci sono carboidrati, ci sono grassi, ci sono un pochino di proteine. Si può mangiare, ovviamente senza esagerare, ma non è qualcosa che distrugge la tua dieta. Poi io non sono un professionista, metto le mani avanti, non voglio dare consigli sulla nutrizione, che non so niente. E concludiamo l'ultima fetta di pizza parlando delle calorie che ha una margherita. Infatti una margherita media di circa 30 cm ha dalle 700 alle 900 calorie. Questa nello specifico era un pochino più piccola, i condimenti erano abbastanza ridotti, c'era la crosta che era un pochino più spessa, e quindi secondo me possiamo stare intorno alle 750 calorie. Purtroppo la pizza è finita, ma adesso dobbiamo rispondere anche all'ultima domanda. Bisogna perciò capire come e soprattutto in quanto tempo si riescono a consumare queste 750 calorie. E questo dipende dall'attività fisica, dallo sport che si va a svolgere, ma soprattutto dall'individuo che la svolge, dalla sua forma fisica e dal suo peso corporeo. Se prendiamo per esempio la corsa, che è una delle attività fisiche che più ci fa consumare calorie in assoluto, sappiamo che questa ci fa consumare una caloria per chilo di peso al chilometro. E quindi un soggetto di 70 kg consumerà circa 70 calorie al chilometro, indipendentemente dalla velocità con la quale questo percorre il chilometro. Infatti, andando più veloci, l'unica differenza sarà che arriveremo più velocemente a destinazione consumando le stesse calorie.
Questo per far capire quanto il consumo calorico sia soggettivo e variabile da persona a persona e dall'intensità dell'attività fisica. E adesso voglio andare a vedere quanto, secondo il mio orologio, ci metto a bruciare 750 calorie correndo. Andiamo. Let's go! E ovviamente esco di casa per andare a correre e comincia a piovere. Comunque, obiettivo di oggi, in corsa lenta in zona 2, lento lungo teoricamente, 750 calorie, vediamo quanti chilometri si trasformano. Comunque sì, ho ufficialmente ripreso a correre e questo perché voglio provare a fare piano, sperando di riuscire a risolvere i miei problemi alle tibie. Ormai fa solo ridere, non c'è nessuno, mi merito il meglio. 500 calorie andate, due terzi fatti, mi manca l'ultimo terzo e poi la pizza è andata. 750 calorie. Pioveva di brutto, sono andato piano perché dovevo fare zona 2, ma le ho portate a casa. Ah, che bello! Quindi, per consumare 750 calorie, quindi una pizza margherita in questo caso, ho dovuto correre 9 km e mezzo in un'ora e due minuti. A conferma di ciò che ho detto all'inizio del video, possiamo vedere questa attività in cui ho consumato le stesse identiche calorie facendo praticamente gli stessi chilometri, ma correndo più veloce e impiegando 10 minuti in meno. Quindi il tempo non conta niente. Se avessi corso più veloce semplicemente mi sarei bagnato meno perché avrei corso per meno tempo, ma della verità mi sono divertito a prendere tutta quella pioggia perché, non lo so, c'era qualcosa di speciale nel correre in mezzo alla pioggia da solo, non c'era nessun altro, non lo so, sicuramente ne è valsa la pena. Per una pizza farei di tutto e ricordate, la pizza non fa così male, anzi una volta ogni tanto può anche far bene. Huh?